violentata, picchiata, quasi uccisa. Sul collo porta ancora i segni della violenza, inaudita subita. Una lunga battaglia giudiziaria, quella di Francesca, nome di fantasia, che oggi comunque non è voluta mancare, seppur tra le lacrime, nel processo di appello al Tribunale dell'Aquila. Questa volta non era sola però. Si è mossa una rete di donne, capeggiate dalla deputata Stefania Pezzopane. È una donna colpita al cuore, violentata, abusata, percossa, abbandonata, ferita con tagli che potevano condurla alla morte. Non si è risparmiato in nessun modo l'aguzzino. E ora questa donna chiede giustizia e ha bisogno della giustizia, perché lei vuole stare dalla parte giusta, dalla parte dello Stato. È un uomo che era un recidivo e che l'ha colpita mentre lei era sul posto di lavoro di notte, quindi con la più aspra ferocia. E noi le siamo accanto, ce lo ha chiesto, ci ha volute e noi con molta umiltà le siamo vicine ora e dopo, e augurandoci che sia fatta giustizia, che le leggi che abbiamo promosso vengano applicate e che ci sia una certezza della pena, perché solo la certezza della pena dà il messaggio chiaro a chi intende delinquere, che delinquere produce degli effetti devastanti per la vita. Se invece ogni volta le persone dopo un po' ritornano libere, magari pronte a di nuovo abusare di altre donne, è chiaro che il messaggio dello Stato è un messaggio incerto e quindi è un messaggio sbagliato. Il racconto che Francesca fa di quella notte è allucinante. Una storia di violenza perpetrata nel luogo di lavoro, abbandonata poi nelle campagne sperdute della Marsica. Mi sono finta morta, racconta, per poi tornare dai miei figli, dalla mia famiglia. Io da quel giorno non vivo, anche perché è impossibile dimenticare. Allo stupratore 6 anni di carcere. Si chiama Enriquez Cavalli, albanese, che all'epoca dei fatti aveva 19 anni ed era ospitato da quella struttura, seppure dovesse essere messo in una REMS che non era sorvegliata. Minacciate 2 infermiere e poi con la macchina della donna portata a morire dentro e fuori altrove. La richiesta iniziale era stata di 16 anni di carcere. L'aguzzino era ospite della struttura Crisalide, dove stava scontando una misura di sicurezza. L'arringa del legale della donna, che ora chiede solo che resti dentro, che giustizia sia fatta, ha ripercorso, fra gli sguardi attoniti della gente e le lacrime di molte donne presenti, particolari agghiaccianti della violenza.